Qual è il bilancio per BIP per questa seconda edizione del corso di perfezionamento in ICT Governance? Ma certamente è un bilancio molto positivo, un bilancio positivo perché prima di tutto si è rafforzata la collaborazione con l'Università di Parma, per noi una collaborazione importante, uno scambio di elevato livello tra l'Accademia e le aziende. Abbiamo colto un interesse dei partecipanti molto alto, molto significativo, c'è stato un apprezzamento che ci è stato riferito buono, i temi erano temi interessanti, temi in continuo aggiornamento e in evoluzione, e credo che veramente questo sia un bel esempio di collaborazione fra aziende e mondo accademico orientato al futuro. È una collaborazione che credo sarà ulteriormente confermata in futuro proprio alla luce di questo risultato che per il secondo anno abbiamo conseguito. Dottor De Feo, quali sono le caratteristiche più importanti del personale che voi cercate per il futuro della vostra organizzazione? Le caratteristiche sono quelle di persone che abbiano sicuramente delle competenze, che abbiano voglia di aggiornare queste competenze mantenendole adeguate all'evoluzione, ma anche persone che, animate da una passione per il loro mestiere, si sentono protagonisti di quello che sarà il futuro dell'azienda per la quale lavoreranno e che quindi contribuiscono con una visione più alta della semplice tecnicalità a costruire modelli, metodologie, creare innovazione. Quindi persone che credano in un aggiornamento continuo e che credano nel potere dell'innovazione legata all'azienda, legata al business, ma che ci mettano passione. Come diceva Hegel, niente di grande al mondo è stato fatto senza passione. Possiamo dare anche un consiglio ai giovani che si affacciano al mondo dell'università, no? E che pensano magari a quello che può essere il loro inserimento poi nel mondo del lavoro più tardi? Sì, il mio consiglio personale è certamente seguire le proprie inclinazioni e alimentare i propri sogni, ma farlo in maniera realistica e consapevole, cioè indirizzarsi verso facoltà, verso studi che diano opportunità di sviluppo, di crescita. Certamente chi ha passione per il mondo dell'informatica oggi è privilegiato. È privilegiato perché il mercato richiede queste figure, ma le richiederà sempre di più. Sono figure spesso in fase di definizione, non ancora perfettamente definite in termini di job, di contenuti e anche di sviluppi, ma questo probabilmente è il bello di questo ambito, avere uno scenario avanti, praterie da percorrere e sentirsi protagonisti del proprio cambiamento. Grazie mille.